siamo arrivati all'11ª edizione. Allora, quello che io vi chiedo, avete visto anche il sottoscritto, facciamo, quest'anno manca anche una nostra carissima amica, quindi siamo solo tre bei ragazzi, quindi, non lo so, non hanno voluto invitare, è venuta Lorella Cuccarini, altre volte, sono tutti, siamo tre bellissimi ragazzi. Ma non è che porto io qualcuno. Noi ci dividiamo i compiti come se fossimo, ovviamente, dei Pippo Baudo, e chiameremo di volta in volta, appunto, uno di noi alla volta, le associazioni che abbiamo deciso di premiare. La Fondazione Costruiamo il Futuro quest'anno, grazie anche appunto a tutti i contributi che riceviamo, ha preso una decisione che io apprezzo molto, e cioè quella di suddividere i premi. Ci sono tante esigenze e quindi si è scelto di non di, viste le tante esigenze che ci sono, di moltiplicare i premi anziché di assegnare una risorsa. L'anno scorso avevamo premi da 5.000 euro, eccetera, piuttosto che darli solo a una o due associazioni si è deciso di, e mi sembra che sia stato giusto, di aumentare le associazioni a cui i contributi possono arrivare. Allora, noi abbiamo due premi da 5.000 euro in collaborazione con la Fondazione Provincia di Lecco Onlus, tre premi quest'anno da 2.500 euro, un premio da 1.500 euro per il sociale. Poi abbiamo due medaglie d'oro, come sempre, per i volontari che ci vengono segnalati, due premi da 2.500 euro per lo sport, tre forniture di materiale sportivo sempre offerte dal nostro socio, che è Sport Specialist. Poi abbiamo un premio per le associazioni culturali e un premio speciale dedicato alle associazioni di volontariato che lavorano nel paese. Saluto anche le persone che non hanno fatto il tempo ancora a salutare. Questa sera è stato un ottimo presentatore, e come può allora, diciamo così, coniugare le esigenze del territorio con il suo impegno giù a Roma? Ma una buona regola per chi fa politica è ricordarsi la ragione della politica, è servire la propria gente, stare a contatto con le persone, con le difficoltà e con la realtà. Tornare qui ad Osnago ogni anno ci permette di ricordare che ci sono dei veri protagonisti nella società, che sono poi il mondo del terzo settore, il volontariato, le associazioni sportive, che nonostante la crisi danno dei segnali di fiducia e di speranza al futuro del nostro paese. Oggi ci sono state molte sollecitazioni a portare avanti le richieste da parte, diciamo così, della base. Come risponderete voi? Beh, il compito nostro, questo governo nasce per essere misurato sui fatti, è un governo eccezionale in un momento eccezionale, quindi ci faremo misurare sulle cose che sapremo fare. Attenzione alle richieste della gente, responsabilità e anche realismo sulle risorse che ci sono. Abbiamo con noi Sergio De Muro, che è il segretario di una sezione, diciamo così, dell'associazione. Ci vuole presentare un minimo e dire il vostro pensiero in merito alla liberazione, comunque all'uso terapeutico della cannabis. Allora, sono Sergio De Muro, segretario della cellula Proscio di Lecco, e il nostro pensiero in merito alla cannabis terapeutica, più che un pensiero, fa parte del nostro programma.
come associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. La cannabis terapeutica è assolutamente autorizzata in questo stato, soltanto che è, come dire, non aiutata, nel senso boicottata di fatto dalle regioni, perché ci sono solo 7 regioni allo stato attuale che si sono mosse per aiutare i vari malati che la possono utilizzare, sono tantissimi, tutti i malati che hanno problemi neurovegetativi, compreso l'Alzheimer, la SLA, possono utilizzare questo tipo di farmaco semplice, a basso problematica di effetti collaterali, a basso costo, che purtroppo ancora si va a importare. Quello che noi non riusciamo a capire è come mai questa produzione, la produzione di questo farmaco, cioè di questi cannabinoidi, non venga fatta in Italia, riducendo fortemente i costi sia per chi è costretto a comprarla perché la regione non la passa, come si usa dire, o per le regioni che invece hanno riconosciuto la necessità di prescrivere questo tipo di prodotto e con una produzione fatta in Italia ridurrebbero i costi a un decimo di quello che pagano adesso. Ecco, allora, un appello, diciamo, che vorrebbe rivolgere ai responsabili della regione. Un appello che vorremmo rivolgere ai responsabili della regione Lombardia è da molto tempo che alcuni consiglieri hanno depositato una richiesta affinché la regione Lombardia possa riconoscere questo come un farmaco dispensabile a livello caputo, in quella fascia, credo che sia la fascia C, e riconosca la necessità di risparmiare dei soldi come regione, evitando farmaci di altissimo costo per i problemi spastici e spingendo la classe medica a prescriverli, perché in Puglia per esempio è riconosciuto come farmaco e pagato dalla regione, però ci sono solo 2 medici, dico 2, che lo prescrivono, mentre vanno a prescrivere dei medicinali molto più impattanti da un punto di vista di controindicazioni e a costi decisamente esorbitanti. Per migliori informazioni vi consigliamo di guardare gli amici dell'associazione La Piantiamo, che può chiaramente farvi capire qual è il problema e come sia semplice risolverlo se solo si vuole farlo. Abbiamo con noi Michele Bonalumi, presidente dell'associazione Provita. È da qualche anno che vi abbiamo conosciuto, e da allora come è andata l'associazione? Che traguardi ha raggiunto? Io sono presidente da pochi mesi, stiamo cercando di allargare un po' il giro dei nostri associati per avere delle iniziative sempre più largo respiro. Ultimamente è inutile dire che stiamo cercando di coinvolgere quante più persone possibile tramite Facebook e nuovi canali che la tecnologia ci mette a disposizione, per cui negli ultimi anni abbiamo fatto delle iniziative, ma che erano iniziative classiche e tradizionali. Vogliamo nel prossimo futuro metterci a disposizione anche delle associazioni come può essere l'Automobile Club piuttosto che l'ASL e utilizzare queste metodologie informatiche e allargare il giro sempre più possibile. Adesso la vostra associazione quanti soci conta? Siamo in circa 15 associati, però come dicevo, quando qualche mese fa sono stato eletto presidente abbiamo ringiovanito un po', abbiamo abbassato l'età media, ecco, questa è la notizia positiva. Vogliamo ricordare il vostro sito internet per chi fosse interessato? www.provita.it, dove trovate lo statuto, dove trovate un corso di guida, dove trovate vari filmati e tutte le informazioni per raggiungerci. Una frana, com'è la situazione, perché appunto adesso mi interessa, voi lo sapete, lo dico perché lo vivete, noi abbiamo avuto 2 problemi, la frana ma anche questo problema della galleria che
sta creando grossissimi problemi alla viabilità e praticamente sta tagliando fuori Lecco da tutto il resto, quindi sono tante cose su cui dovremmo intervenire. Allora, la situazione è, noi abbiamo avuto, dalla montagna si sono staccati due massi, praticamente sono rotolati a valle, scavalcando la ferrovia, fortunatamente, oltre ai danni alla casa e a una macchina che è rimasta schiacciata, non ci sono stati feriti. Però purtroppo abbiamo, da venerdì abbiamo 123 persone evacuate. Questa mattina abbiamo avuto un incontro in comune dove c'era la presenza della regione, le ferrovie, provincia e protezione civile. Allora, la situazione, la ferrovia praticamente con i suoi tecnici hanno valutato di mettere in sicurezza due massi che sono ancora ipoteticamente pericolanti. E la soluzione è di ancorare questi massi con delle reti e fissarle con dei tiranti. In termini di tempi non posso dire niente, perché alle 18 stasera abbiamo un incontro con le famiglie che abbiamo evacuato, quindi comunicheremo solamente stasera i tempi, che purtroppo saranno tempi lunghi, e quindi avremo queste famiglie che dovremo trovare una sistemazione o in qualche casa, in qualche albergo. Io voglio cogliere l'occasione di ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile dei comuni vicini e tutti i vari enti, dai pompieri, ai carabinieri, a tutti quelli che in questi giorni, da venerdì, ci hanno dato una grossa mano e ci hanno sostenuto. Grazie a tutti. Grazie anche da parte di Massimo, grazie da parte di Filippo, ciao assessore. Allora, abbiamo concluso e come sempre quando si conclude i ragazzi vanno a della manifestazione manifesta. Io, concludendo, che cosa posso dire? Semplicemente, innanzitutto ancora un grande grazie a Filippo Galli. Grazie a voi. Auguri ancora per il tuo compleanno, se vuoi dire tu qualcosa alla fine. Ringrazio davvero voi dell'invito e dell'attenzione che avete avuto. Per me è stato davvero un regalo che ho ricevuto, come dicevo prima, per il mio compleanno, perché quando si vede tra gente che fa volontariato, che dà la propria passione per chi ha necessità, chi ha più bisogno di noi, c'è sempre da imparare. Quindi davvero mi auguro che le persone siano sempre di più, che i giovani che sono qui presenti possano prendere esempio da voi e continuino questa tradizione, perché il paese, ma soprattutto, come dicevamo prima, il territorio ha davvero bisogno di queste associazioni. Grazie ancora e arrivederci magari l'anno prossimo, anche con l'intervista. Allora, Filippo Galli, avete visto, un campione nello sport, ma anche un campione della vita. In attesa di Yuppie 3 La Vendetta, veramente un carissimo amico. Io, permettetemi ancora di ringraziarlo di cuore, è stato un segno di amicizia innanzitutto verso di voi e un segno di attenzione sua. A te la parola, Massimo Boldi. Grazie, molto gentili. Allora, io sono stato molto felice di essere stato con voi oggi, una giornata bellissima. Ringrazio soprattutto Maurizio Lupi che mi ha dato questa opportunità e mi auguro, adesso tu stai lavorando col nuovo governo, io sono convinto che state facendo molto bene, ci credo molto, e vi faccio una promessa personale, però una promessa, perché adesso è un po' di moda, ma una promessa solenne, ti giuro, vi prometto che non fonderò alcun partito. Grazie, anche perché di comici vedi che l'ha battuta il politico subito, via andare. Allora, devo ringraziare tutti, innanzitutto le associazioni, innanzitutto Manifesta, innanzitutto con la I maiuscola la Fondazione Costruiamo il Futuro. Io da due settimane mi sono autosospeso ovviamente da presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, essendo diventato ministro appunto dei trasporti e delle infrastrutture, ma non potevo mancare, perdonatemi, come dicevo agli miei amici, non ci si può dimenticare di quello che si è.
anzi è proprio partendo da quello che si è che si può far bene il proprio compito e le responsabilità nuove che si sono prese. Quindi ci tenevo ad essere qui, permettetemi di ringraziare anche, non lo faccio da ministro, quindi perdonatemi l'irritualità, ma lo devo fare invece come presentatore, tutti coloro che hanno aiutato questo premio. 22.000 euro sono state le risorse che oggi abbiamo dato, 22.000 euro, in tempi come questo vi garantisco che non sono assolutamente... No, perché poi siamo ancora abituati, noi parliamo di euro, ormai sono più di 10 anni che si parla di euro, e quando si parla di euro si dice 1.000 euro, dice beh 1.000 euro, ma sono 2 milioni. Cioè 20 quanti sono? Sono 22.000 o 44 milioni di lire. Sono 44 milioni di lire. Se il ministro Tremonti, come diceva tanti anni fa, noi avessimo tenuto la doppia moneta, probabilmente sarebbe stato meglio. Va bene, apriremo un'altra politica, va bene. Però vedete che è molto preparato, Allora, gli sponsor sono stati che hanno dato questi contributi, Terruzzi, Fercas, Regina Chain, Rico, IMR Industria, Lottomatica, Sepan Tecnologie per l'automazione, The Sport, Sport Specialist e il gruppo Spreafin. Ringrazio anche la Regione Lombardia, la Provincia di Lecco, la Fondazione Provincia di Lecco, il Solevol, CDO Lecco, CDO Como Sondra, CSI Lecco, Croce Bianca, Unione Commercianti di Lecco, Giornale di Merate, Giornale di Erba, la Provincia di Lecco, Teleunica, ma ringrazio innanzitutto tutti voi. Grazie. E poi grazie vero a Maurizio Lupi. Grazie a tutti.